Amici di Live Milano, buonasera. Siamo qui al Castello Sforzesco per il secondo appuntamento con la lirica del Teatro dell'Opera di Milano. Stasera sarà in scena il Don Pasquale di Donizetti e siamo qui in compagnia del maestro Migliara. Buonasera maestro. Buonasera. Maestro, vorremmo chiederle qual è il segreto di quest'opera. Il Don Pasquale è un'opera divertentissima. È un'opera che, pur essendo stata composta ai primi dell'Ottocento, ha un sentore settecentesco, quindi ha questi meccanismi del buffo tipici dell'opera buffa settecentesca, però ha un anelito, già qualcosa di romantico che si intravede, quindi qualcosa di estremamente moderno. È un'opera molto moderna anche nelle tematiche, perché parlare di un 72enne che vuole sposare una donna giovane penso che sia all'ordine del giorno, anzi ne abbiamo degli esempi illustri. E quindi cosa più che mai con il sensale, che appunto è il dottor Malatesta, quindi è divertente, fatta bene, musicalmente è una chicca, e vale la pena. E devo dire che l'ho scoperta un po' anche per un fatto economico, perché un'opera, l'allestimento non è economico, ma è un'opera economica, però direi ha questa funzionalità, essere economica, divertente e piacevole nello stesso tempo. Sono particolarmente interessanti la scelta scenografica di quest'opera, ambientata in una stanza high-tech con mobili che seguono il movimento degli attori. Come mai questa scelta, diciamo, questa scelta scenografica un po' anticonvenzionale? Allora, la scenografia va di pari passo a un'idea registica, certe volte arriva prima, certe volte può arrivare anche dopo. Successo per Don Pasquale è successo qualcosa di strano, nel senso che il pensare a dei mobili che si muovessero, all'idea di un cubo dove Don Pasquale nel suo fuoco si accende e va a ballare sul cubo, è un cubo sempre high tech. Tutto questo spostamento di mobili che poi Norina vuole nel secondo atto è funzionale a proprio questa idea di un design d'alluminio. Poi in aggiunta a questo andiamo a cercare e a trovare dei LED. I LED sono appunto quelle piccole lampadine che fanno questo fuoco molto freddo, molto strano, molto di moda in questo momento, e abbiamo uno sponsor tecnico. Su questo sponsor tecnico cominciamo a dialogare e a sperimentare delle cose. Sperimentando delle cose nasce questa regia, che direi completamente atipica per Don Pasquale e completamente con senso. Poi vogliamo dire che Don Pasquale è un uomo che si può permettere dei lussi abbastanza importanti, sì, o è proprietario di un locale di lap dance, potrebbe anche essere questo. Il ruolo di Don Pasquale è affidato a un baritono di fama internazionale, ovvero il maestro Mori, Orazio Mori. Come è nata la sua partecipazione con il Teatro dell'Opera di Milano? Orazio Mori è una conoscenza ormai per me di 3 anni fa. L'ho visto una volta mangiare un buffet dopo un'opera che aveva fatto, e io dovevo fare Elisir d'amore, e lo guardai, era Dulcamara, era proprio con questa avidità mangiava, no, questo modo di fare. E allora da lì è nato l'episodio di Elisir proprio qua al castello. Poi è nato appunto in un altro ruolo, in uno Scarpia di una Tosca. E adesso più che mai è Don Pasquale, cioè proprio lo vedrete, è proprio lui, abbiamo lavorato poi su delle cose. È un uomo estremamente spiritoso, nel senso che, essendo una star e non giovane, uno dice: ah, vengo io, faccio tutto io. No, assolutamente duttile. Pensate che ho dovuto fargli arrivare a step questa regia, ovviamente, no? Perché non pensavo che fosse ovviamente per lui un po' difficile da comprendere. E in realtà, anche quando lui apre questo piccolo box, questa piccola scatoletta di pastiglie blu, che potete ben immaginare cosa possono essere, e lui mi ha detto: ma allora amico, poi Viagra, mi fa in dialetto, no? Io gli dico: sì, va bene. Oh, si è messo a ridere e continua a mangiare pasticche adesso durante l'opera, per cui l'ha preso assolutamente con un'ottima filosofia la cosa. Il cast è affidato a giovani cantanti, ma la domanda è questa: forse è un tentativo di avvicinare la lirica ai giovani, non solo come spettatori ma anche come protagonisti? Sì, assolutamente, l'abbiamo detto anche l'altra volta per il Barbiere, lo diremo sempre, la lirica
lo dicono tutti, però poi in realtà non fanno azioni per svecchiare la lirica, cioè non tentativi di regie incomprensibili o con azzardi, ma regie che siano adeguate a quello che il librettista e il compositore dicono, adeguate alla musica. Personaggi giovani perché devono arrivare a un pubblico giovane che sarà il pubblico del futuro, il pubblico dell'opera lirica. Se uno non si avvicina, non la capisce, non gli interessa, e quindi per noi è estremamente importante, anche perché noi siamo una compagnia giovane, sono io il più vecchio, quindi. Quali sono i prossimi appuntamenti con Don Pasquale dopo questa serata qua al Castello? Allora, Don Pasquale verrà ripreso ad aprile, a fine stagione, per noi fine stagione, l'ultima opera che rimetteremo in piedi nei nostri cartelloni che sono in tutta Italia, e verrà fatto su 6-7 piazze. Prima però abbiamo tanto da fare, perché abbiamo un trovatore particolare sul male, una butterfly sull'ikebana, un rigoletto sulle carte dei tarocchi, degli arcani, quindi abbiamo una marea di lavoro da sviluppare. E grazie al cielo questo Don Pasquale stasera sarà la prima, andando bene, facciamo i dovuti scongiuri del caso, verrà ripreso sulla base di qualche cosa che è già stato fatto. Bene, io la ringrazio e gli auguro una buona serata, un buon lavoro. Grazie, grazie mille a voi, arrivederci. Siamo qui in compagnia del maestro Orazio Mori, un baritono di fama internazionale che stasera sarà protagonista del Don Pasquale del Teatro dell'Opera di Milano. Buonasera maestro. Buonasera a tutti. Allora, vorremmo chiederle se ci può così delineare le caratteristiche diciamo più comiche, più buffe e anche vocali del suo personaggio. Allora, il Don Pasquale è uno dei ruoli più perfetti, più completi dell'opera comica buffa, perché occorre una vocalità molto buona, occorre, per poterlo rendere come scritto dall'autore, avere molti colori nella voce e saper fare i colori, i cosiddetti colori. Cioè non può essere una voce monotona, unicorde, fare questi ruoli. Poi artisticamente è un personaggio completo, assolutamente, e musicalmente anche. È degno dei ruoli più importanti dei rossiniani e donizettiani, ecco, del genere buffo. Quindi è completo, uno dei ruoli più belli in assoluto di questo genere. Maestro, lei ha una lunga carriera alle spalle, c'è per caso un ruolo che non ha ancora interpretato e che le piacerebbe portare in scena? Sinceramente ho circa 200 ruoli eseguiti in 44 anni di carriera. Io ho debuttato nel 1966. E ho cantato di tutto. E ultimamente ho debuttato anche in Falstaff, che è diciamo il non plus ultra dei ruoli baritonali, quindi non ho nessunissima ambizione di poter fare altri titoli, che ci siano, non lo so. Ecco, non ho delle preferenze o dei sogni nel cassetto. Ho già fatto molto, quindi sono molto contento così. Oltre a queste serate al Castello col Don Pasquale, sono previste altre collaborazioni col maestro Migliara? Io con Migliara, con Mario, è la quarta volta che collaboro con lui. E, cioè, non ho fatto una grande produzione, però 2 anni fa ho fatto Tosca, sempre qui al Castello, Scarpia. 3 anni fa ho fatto Il Giro d'Amore e poi al Teatro di Monza pure Tosca. Non so, mi ha accennato che probabilmente farò una butterfly nel prossimo anno con lui e di nuovo una ripresa di Don Pasquale, non so dove. Ecco, questi sono, diciamo, il futuro con Mario Migliara. Mi auguro che si avveri. Siamo qua con Mirko Quarello, baritono, che interpreterà il dottor Malatesta nell'opera Don Pasquale. Buonasera. Buonasera a tutti. Il suo ruolo è decisamente impegnativo dal punto di vista vocale quanto dal punto di vista recitativo. Ci può dire qualcosa? Sì, innanzitutto il dottor Malatesta, diciamo, più che un impegno vocale proprio, ha un impegno dal punto di vista recitativo, perché deve avere due facce, proprio perché deve raggirare nel senso buono Don Pasquale e disilluderlo da un matrimonio che lo porterebbe sicuramente alla rovina, e quindi aiutare in un secondo momento Ernesto per conquistare Norina e allo stesso tempo per convincere lo zio a non diseredarlo.